Buonasera, eccoci qua di nuovo con la nostra rubrica del sabato sera, rubrica dedicata ai libri. Come sapete, è una rubrica che è nata da un'idea di Anna Tamburini Torre, che poi abbiamo elaborato insieme, e io la conduco e vi presento i libri. È una rubrica un po' particolare, perché rubriche di libri ce ne sono poche. E questa è una rubrica tematica, cioè ogni volta presenteremo un argomento. Argomento naturalmente corredato da una serie di libri nuovi, libri non nuovi, comunque argomenti che descrivano il tema di cui vogliamo parlare ogni volta. Quindi presenteremo quasi sempre più libri, piuttosto che uno solo, più libri che circoscrivono l'argomento. Questa volta comincio con questo libro, un libro famosissimo, La vita oltre la vita, del dottor Raymond Moody, un medico e psicologo americano, un libro che ha avuto un grandissimo successo negli anni 70, è stato pubblicato in America da noi alla fine degli anni 70 e che ha aperto un mondo questo libro perché ha reso noto un fenomeno che poi è stato studiato anche da molti altri e che si chiama l'esperienza in punto di morte, NDE, con termine internazionale, una sigla internazionale, NDE, Near Death Experience, cioè esperienza in prossimità della morte. Con questo libro il dottor Moody, che per caso, quasi per caso, si era imbattuto in questo tema quando era uno studente, ha reso noto questo fenomeno. Il libro è stato un successo enorme perché la gente ha preso atto di un fenomeno che capita, forse più spesso di quanto si crede, e che apre una luce su quello che ci può attendere dopo la morte. Sono esperienze capitate a persone in prossimità della morte, cioè persone che sono state in coma, che hanno avuto magari qualche secondo di arresto cardiaco, che sono state molto vicine alla morte, ma che poi non sono morte, che sono ritornate indietro, salvate dai medici, recuperate dai medici, e hanno poi raccontato quello che hanno visto e sentito. E quello che hanno visto e sentito è straordinariamente positivo. Ormai sono esperienze abbastanza note, quindi non credo di dire delle cose ignote a tutti. Qualcuno forse non le conoscerà, molti sì, anche la sigla è oggi abbastanza nota. In che cosa consiste questa esperienza? Lo diciamo proprio molto, molto rapidamente. Nel momento in cui la coscienza della persona si estingue in seguito appunto a incidente, malattia, o intervento chirurgico grave, eccetera, eccetera, la persona si ritrova fuori dal corpo. Un'esperienza si chiama l'esperienza extracorporea e anche autoscopica, perché in questa situazione fuori dal corpo, in genere al di sopra del corpo, può vedere se stesso, quindi per questa autoscopica, nella situazione che lo ha portato vicino alla morte, cioè nel luogo dell'incidente, sul tavolino, sul tavolo chirurgico, sul lettino chirurgico, nel letto di ospedale, nel letto di casa, dovunque, dovunque questo avvenga. Quindi vede se stesso, si riconosce con grandissimo stupore. Questa coscienza fuori dal corpo conserva tutte le peculiarità umane più importanti, cioè la memoria, la capacità decisionale, gli affetti, il ricordo, tutto questo, l'amore, e può vedere oltre al proprio corpo anche tutto quello che succede intorno al proprio corpo. Di modo che successivamente può descriverlo a chi era stato presente con grande stupore, spesso dei presenti, perché si ritiene che in quella condizione non potesse essere visto niente. A volte ci sono delle casistiche molto curiose, vengono riferite addirittura le parole che sono state dette, i gesti, le iniziative che sono state prese, quindi persona fuori coscienza non dovrebbe vederlo. Invece questo quid che si è separato e che sta al di sopra del corpo e vede tutto, è in grado di raccontare tutto questo e di ricordare. Contemporaneamente viene presa coscienza, viene preso contatto con una dimensione che non viene descritta altro che con le parole straordinarie, un paradiso, una situazione meravigliosa, di paesaggi bellissimi, di soprattutto un'atmosfera fatta di amore, musiche, accoglienza, a volte vengono viste persone care morte precedentemente o figure religiose, viene visto il film della vita, cioè viene rivista tutta la propria vita passata, anche episodi lontani che si erano dimenticati, con la possibilità di darne anche una valutazione etica che spesso è molto diversa da quella terrena che noi di solito utilizziamo, cioè abbastanza benevolente nei confronti di noi stessi, abbastanza scusante nei confronti di se stessi, lì invece a quanto dicono sembra che la valutazione sia oggettiva e perfettamente critica. Quindi si vede una luce spesso in fondo a un tunnel e questa luce viene avvertita come la meta di questo viaggio. La persona, il quid, chiamiamolo così, la coscienza, tende
tende verso questa luce con la consapevolezza che se la raggiungerà non ci sarà più la possibilità del ritorno. Ma il ritorno c'è sempre, perché queste persone poi ritornano alla vita, e qui c'è un simbolismo molto curioso che avviene, cioè o si trovano davanti a una porta chiusa, una muraglia, una siepe fittissima, insuperabile, oppure qualcuno dice non è il momento di stare qui, torna indietro, devi tornare a vivere, e la persona si ritrova nel corpo. E qui riprendono naturalmente tutte le sofferenze che avevano portato a quella condizione, però con una sensazione di stupore gioioso per quello che si è visto e per quello che si è sperimentato. E quindi il dottor Raymond Wood, in questo suo libro, dicevo, La vita oltre la vita, ha cominciato a raccontare tutte queste cose, e facendo anche dei commenti molto particolari. Se ve ne leggo qualcuno, delle persone che sono state in questa situazione e sono poi ritornate indietro. Ecco, ve ne leggo qualcuno. Alcuni dicono che non usiamo la parola morte perché cerchiamo di fuggirla. Nel mio caso non è vero. Chi ha conosciuto quell'esperienza sa che non esiste una vera morte. Si passa semplicemente come da un anno scolastico all'altro, da una condizione all'altra. Quindi in maniera molto, molto naturale. Quest'altra esperienza, quest'altro commento. La vita è come una prigionia. Sulla Terra non possiamo capire quali prigioni siano i nostri corpi. La morte è una liberazione, come una fuga dal carcere. È il miglior paragone che io posso trovare. Ecco, le persone che sono state in questa situazione fanno commenti di questo tipo. Perdono la paura di morire, perché sanno che dopo qualcosa c'è, e cambiano anche un po' il voltaggio interiore. Cioè, naturalmente continuano a vivere come facevano prima, ognuno continua a fare il proprio lavoro, alla propria famiglia, però diventando persone un po' diverse, più generose, più oblative, più attenti ai valori spirituali, desiderano essere più generosi nei confronti degli altri, insomma danno una diversa qualità, un diverso spessore alla propria esistenza, e perdono appunto la paura di morire. Naturalmente non delle sofferenze che possono accompagnare il processo di morte, ma della morte in se stessa non hanno più paura. Ecco, su questo tema, allora, il dottor Moody, Raymond Moody, ha scritto anche altri di libri, ha scritto per esempio questo qui, La luce oltre la vita, anche questo è un libro molto interessante, dove approfondisce il tema della prima pubblicazione e racconta altri casi, però fondamentalmente sulla stessa linea. Io vi voglio parlare adesso invece di un'inchiesta che è stata fatta anche questa qualche anno fa e che è molto originale. Inchieste su questo tema ne sono state fatte molte, questa è la più originale. Io ho conosciuto entrambi i ricercatori, che sono dottor Karlis Osis, lettone, che è stato, adesso non c'è più, il responsabile della ricerca per la Società Americana per la Ricerca Psichica, e il dottor Erlendur Haraldsson, psicologo islandese, anche lui grande ricercatore. Insieme, fruendo anche dei mezzi delle loro università, entrambi universitari, fruendo dei mezzi dati dalle loro università, hanno potuto fare un'inchiesta sulle tematiche di cui si è parlato, che è forse la più ampia. Questo si chiama Quello che videro nell'ora della morte. Questo è edito da Armenia, un libro anche questo di qualche anno fa, ma fondamentale, perché è il risultato di un'inchiesta fatta su ben un migliaio di persone, la metà negli Stati Uniti e la metà in India, cioè in due paesi che hanno nei confronti della morte aspettative molto diverse, perché naturalmente gli americani sono cristiani, cattolici o protestanti, ebrei, tipo queste sono le religioni, mentre in India sono induisti o buddisti, il che significa che in India si crede nella reincarnazione, quindi le aspettative sono diverse rispetto alle nostre di noi cristiani. Eppure, nonostante queste diverse aspettative, le testimonianze sono molto simili. Loro hanno avuto la collaborazione di medici e infermieri che hanno assistito pazienti allo stadio terminale, oppure pazienti che comunque erano nati vicino alla morte perché per incidenti, per malattie, come dicevamo prima, anche per tentato suicidio, a volte tentato suicidio, si conoscono meno casi, ma qualcuno c'è, e quindi hanno constatato presso queste persone le stesse esperienze che sono state constatate dal dottor Moody. E quindi questo porta a pensare che sia un'esperienza
diciamo, transculturale, cioè che capita alle persone al di là delle loro aspettative e che sia una sorta di passaggio che si deve fare nell'imminenza del passaggio definitivo nell'altra dimensione. Come si spiega? Alcuni vedono, alcuni no, naturalmente sono eccezioni queste, se, per quanto eccezioni non rarissime. Io posso pensare che siano delle, così come delle smagliature in un percorso per cui si ricorda, oppure che siano un dono che ci viene fatto da qualcuno che ne sa più di noi, che ci vuol dare queste testimonianze affinché noi non temiamo la morte e riusciamo a vederla come un passaggio, come dicevano prima i testimoni. Un altro bellissimo libro, questo non è stato tradotto in italiano, è in inglese, un libro americano del dottor Kenneth Ring, che io ho conosciuto, si chiama Life at Death, La vita alla morte, Near Death Experiences, cioè un'esperienza in punto di morte, una investigazione scientifica. Questo è un testo molto scientifico, chi è interessato può ritrovarlo, penso, su Amazon, perché il dottor Ring, anche lui con la collaborazione di ospedali, di cliniche, eccetera, è riuscito ad avere 100 testimoni che hanno avuto tutti l'arresto cardiaco, quindi hanno avuto tutti lo stesso parametro di partenza. E con queste persone lui ha lavorato tantissimo e ha constatato quello che anche il dottor Moody aveva constatato. Quindi di inchieste ce ne sono parecchie. Io ne ho fatta una, questa è la mia, si chiama NDE, Near Death Experience, ed è, si chiama come sottotitolo Testimonianze di esperienze di premorte. Questa è direi, l'unica inchiesta che è stata fatta in Italia, un'inchiesta che ho fatto sul campo, la feci la prima negli anni Ottanta e poi l'ho ripetuta successivamente. Questa è la seconda versione ampliata, arricchita, confrontata con altre inchieste che nel frattempo sono state compiute. Io feci questa inchiesta perché molti anni fa, appunto negli anni Ottanta, ebbi un incidente. Un incidente sugli sci, fu investita e lo sci del mio investitore mi arrivò qua, sull'arcata sopraccigliare. Ebbi una commozione cerebrale abbastanza leggera, quindi non fui mai in pericolo di morte assolutamente, però al pronto soccorso dove mi ricucirono mi dissero che se quello sci con quella violenza mi fosse arrivato sulla tempia o sull'occhio, probabilmente me ne sarei andata. Io allora ero molto giovane, avevo due ragazzini piccoli, non mi ero mai posta seriamente tanti problemi e quell'esperienza mi toccò molto, mi dissi, ma se fossi morta cosa avrei visto, cosa sarebbe successo? Io non ricordo l'incidente perché la commozione cerebrale lo cancella. E quindi mi posi tutti questi interrogativi, per cui cominciai a leggere, era già stato, ero già uscito il libro del dottor Moody che ho mostrato all'inizio, io già mi occupavo di giornalismo e quindi dissi, ma perché non fare un'inchiesta anche in Italia? Ero anche colpita dalla positività di tutte le esperienze che avevo letto fino a quel momento. E mi chiedevo se per caso i ricercatori non avessero pubblicato solo quelle positive, lasciando da parte quelle negative per non impressionare le persone. Questo era anche stato uno dei motivi per cui feci l'inchiesta. Attraverso i giornali a cui collaboravo e diffusi la notizia che cercavo testimonianze di questo tipo, me ne sono arrivate tantissime. E quindi negli anni Ottanta pubblicai il mio primo libro, che poi questa inchiesta per me è diventata un'inchiesta permanente, nel senso che ho raccolto tanto materiale, per cui qualche anno fa ho ripreso quell'inchiesta, l'ho allargata, l'ho ampliato, ho aggiunto le nuove richieste, ricerche, l'ho confrontata con altre testimonianze, che venivano da altri paesi e è uscito fuori questo libro. Questo libro dal quale io vi leggerò alcune esperienze, perché per dare un'idea di che cosa si tratta, è bene leggere di queste esperienze, leggerne tante. Vi assicuro che raccogliere queste esperienze, aprire tutte queste lettere e poi parlare con tutte queste persone è stata veramente per me un'esperienza importante e arricchente. Questa, per esempio, che vi leggo adesso, ho scelto alcune esperienze brevi, è l'esperienza di una signora di Innsbruck, che però l'ho incontrata in Italia. Ebbi un gravissimo incidente stradale e caddi in coma profondo. Fui operata in extremis all'ospedale di Innsbruck, ma i medici erano sicuri che non ce l'avrei fatta. Rimasi molti giorni priva di coscienza, senza rendermi conto di essere
stata trasportata a Innsbruck e operata. Quando mi svegliai, avevo il ricordo preciso di una luce chiara, meravigliosa, e di un tunnel profondo. Ho visto anche persone vestite di chiaro. Questo ricordo lo porto sempre dentro di me e mi dà una sensazione di grande felicità. Dopo questa esperienza sono diventata molto più serena e sebbene abbia ancora molta volontà di vivere, non ho più paura della morte, anzi sono felice di poter morire e di poter così rivedere mio marito e tutti i miei parenti. Vorrei con questa mia esperienza liberare le paure delle persone e vorrei riuscire a far dare, a dare coraggio. Questa è una delle esperienze. Poi ce n'è un'altra, che questa la leggo spesso quando parlo di questa cosa perché mi ha molto commosso. Questa è una persona che poi effettivamente è morta, però quello che lei ha detto e fatto prima di morire mi è stato raccontato dalla figlia. E questa è la figlia, mi scrive e mi dice: tenterò di descrivere ciò che è avvenuto al letto di morte di mia mamma. Io avevo 18 anni, quindi la cosa è avvenuta 30 anni prima. Ed ero la 13ª figlia, unica superstite di tanti bambini morti in tenerissima età. Nel pomeriggio di quel giorno lontano eravamo tutti vicini alla mamma perché si capiva che le sue ore erano contate. Dico tutti riferendomi a papà, a una zia e al parroco. La povera mamma era lucidissima. A un tratto i suoi occhi si voltarono verso la porta e accennò un sorriso. Il parroco disse: questa donna ha una visione. Gli occhi della mamma si spostavano per la camera e a un tratto disse: bambini, questo non è l'asilo. Poi silenzio perché ascoltava. Poi ancora: tutti miei a darmi la mano? E guardandosi le mani che aveva minute disse: non ho neppure dita sufficienti. Poi rivolta a noi che l'ascoltavamo stupiti ci disse: sono venuti tutti i miei bambini a prendermi e non ho neppure dita sufficienti. Sono 12. Sono passati tanti anni da quel giorno, ma l'ho come davanti agli occhi. Quindi questa donna, una donna semplice, una contadina, si vede venire incontro i 12 bambini morti, appena nati, in giovanissima età, che le vengano incontro. Quindi una cosa inaspettata, sorprendente per tutti. E poi un'altra, l'ultima, di una signora di Brescia che ha avuto un incidente. Lo scorso anno ho avuto un caso di premorte in seguito a un tremendo incidente stradale. È stata un'esperienza meravigliosa e davvero non si vorrebbe assolutamente più ritornare nel corpo fisico. Ero all'altezza di 3 metri, come dicevo prima, in alto, e vedevo tutto da sopra. Vedevo la macchina capovolta, il mio corpo morto, la gente che si radunava sul ciglio della strada. Sentivo tutto quello che dicevano. Ma poi, alzando lo sguardo più in alto, vedevo un'enorme piazza tutta di marmo lucidissimo, grande come il mondo. In fondo, a mo' di orizzonte, vedevo una grande muraglia e capivo che per andare di là bisognava attraversare questa muraglia. Sentivo dei cori angelici e cercavo di unirmici, ma non mi vollero, dicendo che dovevo tornare nuovamente sulla terra. Percepivo però che di là si conserva tutto. Voglio dire, il pensiero continua, anzi è più limpido. So che mi sentivo felice, felicissima. Ero beata per la nuova situazione. Poi mi sono sentita rimpicciolire, rientrare nel corpo dalla parte delle narici e della bocca. Quando rinvenni ero piena di ematomi, dolori e gonfiori, ma la gioia era ancora così forte in me che non sentivo il male. Fu dopo, in ospedale, che gradualmente sentii un male fisico enorme. La cosa più importante è che ero felice di vedere il mio corpo morto. Era una cosa stupenda, la morte non mi fa più paura e capisco San Francesco che la chiamava sorella morte. Ecco, le testimonianze delle persone sono tutte di questo tipo e di questo livello. E come dicevo prima, bisogna leggerne tante per rendersi conto della qualità e della profondità di queste esperienze. Ho qui poi per voi ancora 2 libri, questo della Mondadori, del dottor, questo è un medico, un neurochirurgo americano che è stato in punto di morte, che ha raccontato la sua esperienza. Questo è Milioni di farfalle, questa è un'esperienza individuale molto bella che vale la pena di leggere. E anche quest'altra, il ragazzo che visse che nacque 2 volte, Alessio Tavecchio. Alessio è un mio amico, un ragazzo che a 23 anni in seguito a un incidente di motocicletta è rimasto paralizzato dalla vita in giù ed è sulla sedia a rotelle da 25 anni, lo conosco da fin da allora,
E lui ha scritto la sua esperienza perché lui aveva 23 anni, non si occupava di niente all'epoca, ha avuto un'esperienza di premorte, è stato in coma lungamente, poi ha dovuto subire tante operazioni, eccetera. Ha avuto anche lui un incontro fantastico nell'altra dimensione che poi ha raccontato molto bene in alcuni libri, l'ultimo dei quali è questo, Il ragazzo che nacque due volte, una storia vera. Questo ve lo raccomando perché è un bel libro. Anche questo con una testimonianza individuale e personale. E per ultimo, ce ne sarebbero tanti, però bisogna scegliere anche, per ultimo vi voglio parlare di Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung ha avuto un'esperienza di premorte quando ancora non se ne parlava, cioè negli anni 40. Lui allora aveva tipo 65 anni, 67, una roba così, ebbe un infarto. E durante questo infarto fu in pericolo di vita, naturalmente. Allora non li curavano, non avevano i mezzi che ci sono adesso, però insomma sopravvisse. Ma l'infarto fu grave. Lui, in questa situazione, ebbe un'esperienza straordinaria. Allora, ripeto, non se ne parlava. Questa sua è veramente molto, molto particolare. Allora, lui racconta, ha raccontato questa esperienza nella sua autobiografia, però l'ha anche raccontata in una lettera, che è molto spontanea. Questo libro si chiama Esperienza e Mistero ed è della Boringhieri e raccoglie molte lettere di Jung. Lui ha scritto tante di lettere, queste sono lettere dedicate soprattutto all'esperienza psicologica, all'esperienza religiosa, all'esperienza spirituale. Ecco, ha raccontato questo. Allora lui racconta quello che ha visto. La malattia, dice, è stata per me un'esperienza molto significativa. Mi ha offerto l'occasione preziosa di gettare un'occhiata dietro il velo. Ecco, lui usa proprio la parola giusta, gettare un'occhiata dietro il velo. Queste esperienze sono così, un'occhiatina e poi si ritorna indietro. Non sappiamo come continua, ma queste esperienze ci assicurano che la coscienza continua la sua esistenza. L'unica difficoltà sta nel liberarsi del corpo, nello spogliarsi e svuotarsi del mondo e della volontà dell'io. Allora lui si trova lontano, non solo fuori dal corpo, ma lontano nello spazio. È un'esperienza di ineffabile grandezza. Ero libero, completamente libero e integro come prima non mi ero mai sentito. Ero lontano dalla Terra 1500 chilometri. E la vedevo come un'enorme sfera avvolta in una splendida luce azzurrina. Perché lui dice che è 1500 chilometri? Lui lo sa perché lui ha visto la Terra, l'ha descritta in un modo tale come soltanto gli astronauti con le loro fotografie ci hanno rivelato. Poi lui chiese dove, a che distanza bisognava essere dalla Terra per vederla in quella dimensione, cioè vederla tutta. E vedere la Terra nell'orizzonte buio, lei molto illuminata, vedeva i mari, vedeva i deserti, vedeva le foreste. Ha chiesto quindi ai geografi a che distanza della Terra doveva essere per avere quel tipo di visione, e loro gli dissero 1500 chilometri, per questo lui dà questa distanza. Mi trovavo sospeso in un punto preciso sopra l'estremità meridionale dell'India, che brillava di una luce azzurro-argentea. E Silon pareva un opale scintillante nel profondo mare azzurro. Ero nell'universo, su un enorme blocco di pietra in cui era costruito un tempio. Ne scorgevo l'ingresso illuminato da mille piccole fiaccole alimentate da olio di cocco e sapevo di dover entrare nel tempio, dove avrei raggiunto la conoscenza totale. Ma proprio in quell'istante appariva un messaggero dal mio mondo, il quale diceva che non potevo abbandonarlo e quindi la visione svanì. Da quel momento dormii per 3 settimane di seguito, anche di giorno, ma ogni notte mi svegliavo nell'universo, rivivendo tutta la mia visione. Non ero io ad essere congiunto a qualcosa o a qualcuno, ma era la congiunzione stessa, era l'agnello mistico, lui usa poi delle espressioni simboliche. Era una festa silente e invisibile, pervasa da un sentimento incomparabile, ineffabile, di eterna beatitudine. Mai avrei pensato che un sentimento del genere potesse far parte dell'esperienza umana. Osservata dall'esterno, finché se ne rimane fuori,
La morte appare enormemente crudele, ma appena vi si è dentro si prova un sentimento così intenso di compiutezza, di pace, di soddisfazione, che non si vorrebbe più tornare indietro. In effetti, per tutto il mese che seguì la mia visione, prima, soffrì di cupe depressioni perché sentivo che mi stavo ristabilendo. Quindi lui non fu contento di essere tornato a vivere, però poi ebbe altri 18 anni da vivere, dove dopo in seguito lui scrisse di avere scritto le sue opere più importanti, di avere trovato il coraggio di scrivere, di esprimere nuove formulazioni, questo è il termine che lui ha usato, l'espressione, proprio grazie a questa esperienza. Il coraggio anche di accettare l'esistenza così come essa è. E lui ha aiutato tante persone. Per esempio, leggo solo un piccolo brano da un'altra lettera. È una lettera particolare perché gli aveva scritto una signora, dice, destinataria anonima inglese, gli aveva scritto che la sua situazione era talmente terribile che meditava il suicidio. E lui scrive questa lettera spiegandole che cosa può essere la morte e come invece è importante accettare anche la vita. Lui dice, per esempio, questo atteggiamento irrazionale, cioè quello dell'accettazione della morte, mi deriverebbe dalla grande insicurezza di ciò che succederà dopo la morte. Io però ho buoni motivi per sapere che le cose non finiscono dopo la morte. Sembra che la vita sia un intermezzo di una lunga vicenda. Esisteva già prima e continuerà molto probabilmente anche dopo, quando sarà finito questo intervallo conscio in un'esistenza a tre dimensioni. Ecco, e vi lascio con questa bella espressione di Jung, che dice che la vita è un intervallo conscio, consapevole, tra due dimensioni diverse, che sono in realtà una cosa sola. In un'altra occasione disse che la vita è un intervallo fra due misteri che sono in realtà una cosa sola. Quindi si può quasi supporre che Jung forse non escludeva l'ipotesi delle molte vite, quindi due esistenze, una prima e una successiva. Jung era stato in India e aveva molto partecipato dell'atmosfera della filosofia indiana. Quindi vi ricordo questi libri. Allora, il primo è quello del dottor Moody, vi ricordo due o tre, i più importanti, La vita oltre la vita del dottor Moody, poi vi ricordo questo, quello che videro nell'ora della morte, le inchieste in India e negli Stati Uniti, l'inchiesta parallela che ha dimostrato appunto la somiglianza, l'analogia delle esperienze, nonostante le profonde differenze socioculturali e religiose dei protagonisti. Vi ricordo questo libro che non c'è purtroppo in italiano, Life of Dead, che è forse l'inchiesta più scientifica che sia stata fatta, cioè con 100 protagonisti, tutti aventi avuto l'arresto cardiaco, quindi siamo sicuri di quali erano le condizioni di partenza. E in ultimo il mio librino sul NDE, Testimonianze di esperienze di premorte, che è l'inchiesta italiana. Vi ringrazio e vi do appuntamento per la prossima settimana con un altro tema. Arrivederci.